Amici di Mirado di Rado, bentornati. Oggi c'è un rasoio nuovo. Rasoio, pennello, sapone. Oggi vi parlo degli acquisti che ho fatto insieme a Riccardo qualche settimana fa. Dopo una cena coreana, e nelle cene coreane, nei pasti coreani fondamentalmente, si beve il soju. Soju è un distillato di buccia di patata, riso e tapioca, che è simile a una vodka, però un pochino più leggera, chiaramente. Siamo sui 16 gradi, 17 gradi, anzi 17 più, perché 16 e 9 credo che sia. E con la birra, e quindi abbiamo fatto un ordine, così. Io ero completamente fuori, ho comprato roba a caso, quindi non lo fate mai, vi prego, mai. Però può essere pure che, trascinato un po' anche dalla sua lista dei desideri, dalla lista di Riccardo, io magari abbia comprato roba buona, non lo so. Rasoio, un rasoio nuovo, il Green Cult. Green Cult, di questo rasoio ne ho sentito parlare. Questo rasoio lo produce la Fier Schenck, che è un'azienda, un'azienda austriaca, che produce articoli per la casa, abbigliamento, però con un forte occhio, una forte visione alla sostenibilità, per cui propone il suo rasoio in una scatolina in cartone. Questo è il coperchio della scatolina in cartone, ok? Quindi completamente a basso impatto. Rasoio in acciaio inox, pesa un bel po', 3 pezzi, la testa dal canto mio mai vista, poi magari mi dite voi se somiglia a qualcosa, segni di fresatura, bla bla, non mi interessano queste cose. Si trova anche con un manico gold o simil gold, insomma, da un aspetto un pochino vintage. Però lo voglio provare assolutamente. Unica nota negativa al momento di questo rasoio, che dentro la scatola ci hanno messo una Tiger, la lametta peggiore del mondo. La lametta peggiore del mondo per quanto mi riguarda. Però io qui dentro ci andrò a mettere oggi una Wisamet. Una Wisamet. E vediamo come regge questa Super Iridium Wisamet. Allora, vado subito a rifornire questo rasoio. Del suo tagliente extra stainless, questa Wisamet Super Iridium. Questo rasoio costa poco, costa veramente poco, sulla quarantina credo. Esposizione, minchia, c'è un piccolo residuo. Cavolo, sembra prometta abbastanza bene. Vediamo, dai, metto via la scatolina, se no diventa una pappetta. Io qui ho preparato anche roba di emergenza, nel senso, volevo farvi il paragone. Magari qui da noi è un po' più semplice trovare un negozio simile a questo Fier Schenck, che è NKD. Anche se NKD non ha proprio tutta questa, cioè abbigliamento, articoli per la casa, ok, per la rasatura propone il rasoio, questo qui, che ho provato già tempo fa, il rasoio di NKD, questo me l'ha mandato Andrea Andreoni. Questo qui, quell'altro invece è la risposta austriaca. Basta, metto via. Pennello Omega S Brush, così, del botto, senza senso.
sapone Lea, ma in stick. Ma se io ho già il tubetto, che cosa l'ho preso a fare lo stick? Vabbè, oh. Allora, ma la parata c'è il tubetto lì, eh. Perché io abbia comprato questo stick resta un grande mistero. È che sta ubriaco, è chiaro, no? Boh. Io ci provo, io inizio. Che ne so, sufficiente, non è sufficiente, boh. Ma questo è sbrush? Che voleva nascere maiale, ma alla fine è nato sintetico. Ci viene anche da mettere lì da dentro. Avevo bisogno di questo pennello? No. Comprato. Oh. Ora si vede. Wisa mette Super Iridium dentro il Green Cult. Vamos.
Io sento la TV di là, spero non si senta anche qui. Anche se fosse, di là c'è Supernatural, quindi. Se l'avete seguito, ripassate. Oh, raga, prima passata polvere. Qui è qualcosa di allucinante. Qui è polverizzato tutto. Tutto. Qui, chiaramente, il mio verso di crescita è questo, è contrario a questo, quindi devo fare attenzione, ma mi sta piacendo questa esperienza, eh? Andiamo col secondo giro? Ma sì, dai. Questo S-Brush, sì, Omega è riuscita emulare il comportamento del ciuffo di maiale, ma a livello visivo. Cioè, voi guardando questo pennello direste che è un maiale, guardandomi utilizzarlo, ok? Ma io in viso sento che è di plastica, tale e quale, quindi maiale è maiale, plastica è plastica. Così, giusto per. Così come il tasso, i vari silver synth, no. Va parecchio in profondità, eh? Questo rasoio.
Bene. Sciacquatina al pennello nel quale c'era pochissimo prodotto, ma d'altronde lo stick è così, cioè lo stick si mette in viso e il pennello lo gestisce. Il prodotto non va nel pennello per poi andare in viso, quindi è chiaro che in quel caso nel pennello può rimanere più sapone. Quindi la sua è un'azione secondaria, diciamo, no? Anche se poi in effetti il montaggio viene fuori bene. Allora, il rasoio. Il rasoio, questo Green Cult, lo mostro di nuovo, eccolo qui. Se mi cade spacco tutto perché è pesantissimo. Il suo difetto, secondo me, cioè la sua caratteristica con cui io devo abituarmi, è appunto il peso. Io sono abituato a rasoi leggeri, questi rasoi in acciaio così pesanti non li so gestire, non li posseggo, non ho rasoi in acciaio io, perlomeno io ricordi non ne ho in acciaio. Quindi il suo peso sì, il manico è lungo, quindi anche questo mi avete visto impugnarlo basso e dovrei forse impugnarlo più alto in questo modo. Vabbè, lo utilizzerò ancora, però devo dire, la profondità è tanta e non si sente molto in viso, è abbastanza delicato, devo dire la verità, abbastanza delicato con questa sua caratteristica di far lavorare la lametta in maniera istintiva, l'angolo è veramente istintivo, come potete vedere l'angolo è particolarmente istintivo, infatti la geometria ti porta proprio ad indovinarlo. Non si può sbagliare qui. E quindi è un rasoio fondamentalmente per tutti, anche perché la stessa azienda austriaca lo propone come rasoio per tutti, o meglio, spera che tutti adottino questo rasoio in maniera tale da limitare tantissimo l'impatto ambientale. Questa azienda è sulla Valle del Reno e io ogni volta che sento la Valle del Reno non posso non pensare a Fantozzi quando va nella clinica dimagrante del dottor Birkemeyer e non ce la faccio. Non ce la faccio, la scena delle polpette è naturalmente nella testa di tutti noi. Quanti di noi nella vita hanno detto almeno una volta a qualcuno tu mancia? Tutti. E lì c'è un boccone, un polpetto, un bicchiere di vino. Della Valle del Re. E quindi la Valle del Reno per me è il vino del Reno del dottor Birkenmeier. Ma detto ciò, la Wisamette Super Iridium, questa è melata di Michele, 8000 lamette dentro ci sono, 10 lamette, ma credo che lui ne abbia messe 14000, tutte compresse qui dentro. Come le chiama lui? Spada laser. Sì, spada laser. Passano e non vogliono sentire nulla, sono affilatissime, lavorano molto bene e qui in zona baffi io faccio sempre il somaro ultimamente, non so per quale ragione, però superficiale, tutta roba che come vedete rimane in superficie, non sanguina nemmeno, diventa solo un po' rosa, ma questo è il mio gesto che... Gli acquisti non sono finiti qui. Nel senso che ho comprato altra roba che vedo lì buttata un attimo lì sopra in attesa di essere riordinata, devo un attimo capire come riordinare tutto, anche qui il mobiletto che ho accanto, insomma, tutta una serie di cose. Poi un giorno vi farò vedere magari. La lea in stick. Allora, la lea in stick mi serviva, come ho detto prima, mi serviva? No, non mi serviva. Se ce l'ho già in tubetto, che me ne faccio della lea in stick? Però vi dico anche come è fatto sto stick, perché allora, sembra un deodorante e questo si stacca facilmente dalla basetta, quindi occhio, perché sentivo prima, vedete, è solo poggiato, quindi attenzione che se vi affidate troppo alla basetta vi casca nel lavandino. Si chiude a pressione
e rimangono tre forellini aperti nella parte superiore, ecco qua, per permettere allo stick di asciugare. Questa è una idea interessante, carina. Ho un altro stick lì, che poi vi mostrerò, e quello non ce l'ho in tubetto, anche se la curiosità era tanta, però visto che c'era lo stick l'ho preso. Praticamente questo, qui c'è scritto nuovo perfume, quindi nuovo profumo, qui, nel tubetto che vedo laggiù non c'è scritto, no, non c'è scritto nuovo perfume, quindi evidentemente questa formula è diversa rispetto a quella in tubetto che ho. Vabbè, formula più cremosa. Si è visto, insomma, la cremosità c'è, l'acqua l'ha retta abbastanza bene, vabbè, la Lea è questa, c'è nient'altro da dire. Less brush. Ma che cazzo l'ho comprato a fare? Si comporta a livello visivo come un maiale, cioè questo sembra il pennello di maiale che aveva Gianni tempo fa dentro la sua scodellina, lì, così, dentro al lavandino fisso perenne col ciuffo tutto ammucchiato d'acqua, però di plastica, cioè si vede che si sente anche in viso, anche di plastica, c'è poco da fare, è un pezzo di plastica che finge di essere un maiale, ma non lo è. Non mi è piaciuto, non mi è piaciuto per niente. S-Brush Professional, scatolina S-Brush Professional. Ok, eccomi di nuovo con voi. Quindi magari alcuni professionisti lo riterranno un buon prodotto, perché magari simula il comportamento del maiale ed è più facilmente utilizzabile su più visi, essendo un inerte lo puoi tranquillamente gestire, pulire, rendere utilizzabile. Questo non lo so perché ci sia scritto professional, va bene così, però non per me. Devo concludere questa rasatura e ho deciso di concluderla con Ypsilon Mediterranean Blue, vecchia boccia, questa è quella da 500 che io sappia non viene più proposta perché c'era un problema qui sotto il tappo. Ora c'è la versione da 400, guardate il tubo come si sta piegando verso l'alto, questa cosa non va bene, devo porre rimedio perché praticamente ha fatto lo snorkel. Così è esposto, non so se si vede che spruzza, il cacchio spruzza, scusate. Allora devo un attimo porre rimedio. Di solito questi tubicini si adagiano sul fondo e fanno il giro tipo verme nel mescal. Questo non lo so perché, si è rincoglionito completamente. E mo che gli racconta questo? Questo ormai si è viziato così, allora lo devo appendere così. Che sberla, eh? Bella sberla va dato perché va molto a fondo questo rasoio. Anche questo mi serviva? No. Dopo il soggio e la birra non bisogna fare gli ordini online. Non bisogna fare gli ordini online, bisogna farsi i cavoli propri, spegnere il computer e farsi i fatti propri. Però dai, c'è qualcosa che spero utilizzerò volentieri nel prossimo video. Spero, c'è un pennello che ho comprato, che ho ricomprato. Tanto tempo che non vedete quel pennello qui sul canale. Io un tempo c'era, ora da tanto tempo
l'ho buttato, all'epoca lo buttai, e ora ho deciso di dargli una seconda chance, perché tanti amici l'hanno ricomprato anche loro ultimamente, o l'hanno comprato per la prima volta, perché l'hanno sempre magari visto come un pennello non utile, non mi serve, non lo compro. Poi, visto che costa poco, vabbè, lo compriamo e vediamo. È in ammollo da ieri. Già questo vi deve far capire che tipo di ciuffo ha. Ok, detto ciò, metto a posto un po' di roba. Veramente ho fatto un disastro stamattina. Vi ringrazio. Chiaramente la Wisamette la vedremo anche nella prossima rasatura con lo stesso rasoio. Quindi questo adesso si pulisce e si mette via, per poi vedere come rende in seconda rasatura. Grazie a tutti, un abbraccio, alla prossima, buon fine settimana a tutti. Ciao da Manuel e da Mirabile Rado.